mi agisco lo spacchettamento di Yves Rocher. E scusate per la poca luce, ma oggi è una giornata orribile, diluvia. Ho acceso la luce, ma non si vede niente lo stesso. Comunque, e poi mi sono messa una felpa perché c'ho un freddo. Tra l'altro non è neanche mia, del mio moroso, mi sta grande. Qua ovviamente c'è dietro la Chloe che sta già mangiando lo scatolone, ma questo lo sappiamo già, lo fa sempre. Quindi iniziamo con lo spacchettamento. Mi è appena arrivato il pacco e sono le 13:10. Sto con i capelli tutti messi male perché non c'ho mai tempo di fare un cavolo ultimamente. Mi alzo tardi perché vado a letto alle 2 dopo il lavoro, quindi sono un po' stanchina, comunque ecco così. Questa non è estate, ormai siamo, non lo so, in autunno, piove sempre, cioè, vabbè. Allora, nuovissimo catalogo, album 11, nuovo rossetto brillantezza vegetale. Poi mi è arrivata la fattura e poi ci sono i prodotti. Che sono? Allora, crema doccia ai chicchi di caffè della Jardin du Monde. Questo qui non l'ho mai sentito la fragranza, ma wow, proprio caffè concentrato. Questo qua andrebbe bene per me la mattina, non mi sveglio. Oh, poi mi hanno ordinato un sacco di gel doccia perché costavano pochissimo, 2,50€, uno il secondo a 1€. Questo qui invece è la mandorla della California. Poi abbiamo un shampoo trattante antiforfora senza silicone da 200ml alla cappuccina, questo qui. Poi abbiamo questo deodorante delicato ai fiori di cotone. Poi abbiamo quest'altro alla mandorla della California. Poi mi hanno ordinato anche uno shampoo riflessi dorati, questo qui alla camomilla, credo, cos'è? Sì, camomilla. Molto buono anche questo, dolcissimo. Poi mi hanno ordinato questo esfoliante shower gel alla vaniglia biologica da 200ml, sono di quelli nuovi, con tutti i semini dentro. Poi sempre crema doccia, questo qui alla noce di macadamia, che io vi dico, quello lì ha una fragranza molto molto buona, però a me sulla pelle fa venire un prurito, mi inizio a grattare mentre me lo do sotto la doccia, mi viene un prurito assurdo. E solamente con questo, non so se a voi è già capitato di avere una cosa del genere, ma a me mi fa allergia, tipo, non lo so. E mi dispiace perché mi piaceva tanto come fragranza, non l'ho riacquistato più per quello. Poi, crema doccia riso viola, questo qui. Un altro alla mandorla, sì, del Guatemala. Noce, no. Questo qui è i fiori di cotone. Poi ne abbiamo uno ai fiori di loto. Poi un altro sempre ai fiori di cotone. Mi ha fatto proprio scorta ai miei clienti perché costava pochissimo. Un altro alla mandorla. E poi un altro ancora ai fiori di cotone. E con i gel doccia abbiamo finito. Poi abbiamo questo bagno doccia alla vaniglia da 400ml bio, buonissimo. Poi mi hanno ordinato un altro bagno doccia, questo qui però è l'avena biologica, sempre da 400ml, molto molto buono. Poi uno shampoo
latte all'avena da 300 ml. Ottimo, ottimo. Poi altri due roll-on deodoranti, uno ai fiori di cotone e uno alla mandorla. E poi abbiamo questo, mi hanno ordinato il separadita per darsi lo smalto, così non si va a far fatica quando si dà. Questo per i piedi, carini. Poi mi hanno ordinato il profumo Vanille Noir da 50 ml, non ve lo posso aprire ma è fantastico, la Chloe mi sta distruggendo lo scatolone. E questo qui è il Black Vanilla, me l'avevano già acquistato, ma questo è di mia suocera, lei va amata per la vaniglia, per cui me lo riacquista sempre. Ecco, è riuscita a farmi cadere lo scatolone, fantastico. Poi cosa c'è dentro? Ultimi prodotti. Mi è arrivato il Tra di Noi, non l'avevo visto. Poi io ho ordinato gli smaltini, quelli nuovi, che c'erano nel catalogo, a 1,95€. E sono questo, che è Corel Eau, il 22. Questo bellissimo. Poi ho ordinato il 66 Vert Eau, che è questo bellissimo verde acqua. Sono piccolini, sono da 3 ml, però sono molto molto carini. Un altro sempre verde acqua. Ma allora, perché è un altro verde acqua? Boh, io non l'avevo ordinato. Forse per sbaglio mi è arrivato dentro al pacco. Adesso controllo. Poi ho ordinato il 16 Rose Delicat, questo rosa qui. E il 55 Bleu Aquarelle, che è questo bellissimo viola, azzurro tendente al viola, scusate. Poi ho ordinato il mascara Sexy Pulp Ultra Volume Mascara, che io adoro, proprio il mio mascara preferito. Ovviamente di Versace non ho, gli altri non li ho mai provati, però è stato il primo che ho acquistato ed è stato il mio preferito da subito. E da questo qui nero, mamma mia Chloe. E per finire mi hanno mandato in omaggio, dato che ho fatto l'ordine, l'acqua micellare purificante 2 in 1 per le pelli miste grasse della Sebo Vegetal, che questa qui regalerò a qualcuno in omaggio. E niente ragazze, questo è tutto, lo scatolone è distrutto, vi mando un bacione e al prossimo video, ciao!